Non accade proprio perché la drammaticità della Shoah non perde l'importanza perché viene rappresentata in questo modo attraverso il fumetto. Anzi, il fatto che si passi da stati emotivi così differenti, cioè capita ad esempio in Maus, non so se riuscite a leggere le vignette, ma potrei leggervele io, appunto che il padre Vladek, l'ebreo sopravvissuto ai campi nazisti, dice: non posso scordare, da tempi di Hitler non mi piace di buttare neanche una briciola. Il figlio risponde: allora tieniti quei maledetti Special K, chissà che non torni Hitler. Cioè, lui risponde: posso incollare scatola, ma però non credo che il negozio mi cambia. Vedete che, cioè, letta solo questa vignetta potrebbe sembrare quasi assurdo che il fumetto si prenda, diciamo, la libertà di fare ironia su queste cose. Invece non è così. Non è così proprio perché il passaggio che vi dicevo prima, da momenti tragici a tracce ironiche nel racconto, e il loro ritorno ai fatti, che avviene in modo del tutto imprevisto, in realtà non solo mantiene alta l'attenzione del lettore, ma fa comprendere ancora di più la drammaticità di determinate esperienze. Quindi in realtà c'è l'ironico, ma mantiene un equilibrio proprio nell'oscillazione di questi stati tensivi. E io vi invito a leggere, come esempio, vi invito a leggere tutti i fumetti a riguardo, però come esempio appunto Maus, perché è veramente un'esperienza che io ho fatto in pochissime ore mentre ero in viaggio sul treno, ma che mi ha segnato profondamente, perché è un'esperienza che ti disarma, proprio perché mentre leggi di una fuga, mentre leggi del padre imprigionato in questi campi, all'improvviso ci sono queste battute che riprendono un pochino lo stereotipo dell'ebreo avaro, che ti portano a sorridere, ma nel momento in cui si ritorna ai fatti, subito dopo, quando tu non te l'aspetti, il colpo è molto più forte. E la memoria si incide maggiormente nella nostra esperienza di lettori. Quindi potremmo dire che il fumetto in questo caso diventa una guida decisa, vedete, decisa, l'esperienza che ho avuto anch'io, ma discreta alla lettura. Proprio per l'equilibrio che dicevamo prima, mantiene tra i diversi stati tensivi. Inoltre, in alcuni fumetti, come nel caso di Maus, c'è un flusso di coscienza costante, per cui noi non soltanto assistiamo ai fatti narrati, ma veniamo coinvolti emotivamente anche da questo flusso di coscienza, quando ad esempio l'autore, Art, sente prova dei sensi di colpa proprio per il fatto di aver riportato nel discorso che facevamo noi una cosa che lascia all'interno del movimento. Lui prova un senso di colpa e ce lo trasmette, non ce lo comunica, ce lo trasmette, proprio perché anche lì non solo il testo verbale ma le immagini contribuiscono a trasmettere quella sensazione di vuoto, quella sensazione che prova appunto il personaggio per la paura di aver sbagliato qualcosa. Quindi l'accento si sposta dal cosa sapere, vedete, rispetto a prima, per giungere a come sapere, ricordare e immaginare, perché noi abbiamo la possibilità di immaginare anche attraverso il fumetto, oltre che sapere, ricordare. Quindi ricostruire i fatti è fondamentale, continuare a farlo chiaramente altrettanto, e ciò che hanno fatto e fanno, continuano a fare questi autori, non è soltanto il segno di correttezza storica, ma il segno di una nuova, di una diversa, non nuova perché ormai nuova non è neanche tanto, ma è di una diversa modalità di narrare questi fatti, prendendo le distanze dalle ricostruzioni stereotipate del passato e assorbendo quel ruolo che dicevamo prima di divulgazione e anche pedagogico che probabilmente lo storico non è stato in grado di fare. Ed ecco perché, a mio avviso, questo testo per il quale mi trovo qui è importante, proprio perché appunto contribuisce a diciamo superare quel rischio di assuefazione di cui parlavamo prima. Sono appunto diversi saggi, è un archivio che riprende tutti i
titoli che hanno parlato di Shoah negli anni, quindi copre anche un arco temporale abbastanza ampio, e che io ti trovo molto interessante. Di questo veramente faccio i miei complimenti a Vito, perché penso che sia importante il fatto che riporti le fonti. Cioè, se voi aprite questo libro trovate non solo le immagini, non solo i testi, ma trovate tutte le indicazioni possibili se mai doveste decidere di leggere uno di questi fumetti. Quindi riporta le fonti e inoltre ci permette di svolgere, di rivolgere lo sguardo a tutto il mondo dei fumetti che ha parlato di Shoah. E questo potrebbe allontanare quel rischio di assuefazione di cui parlavo in apertura all'intervento e rafforzare il richiamo all'importanza dell'attivazione del ricordo, un'attivazione che non deve essere rituale, che non deve avvenire solo il 27 gennaio di ogni anno, chiaramente, come monito appunto per le nuove generazioni. Ed è per questo che sono fiera di tenere questo momento in mano, che secondo me, oltre che monito per le nuove generazioni, sarà un monito anche per le vecchie generazioni, che spesso non conoscono, non sanno neanche l'esistenza di questa realtà. Quindi il fumetto, al di là della costruzione dei fatti, ha a che fare con una verità profonda dell'esistenza umana. Non fa solo una ricostruzione dei fatti. E forse in questo risiede la costruzione più attenta della verità che un fumetto può offrire, a differenza di un libro di storia. Vorrei chiudere però leggendo una nota in calce al volume di Joe Kubert, che è un fumettista americano, e il volume si chiama Fax da Sarajevo. Ho scelto questo, di leggere questa nota, chiaramente non parla di Shoah, però fa tutto quel riferimento di cui parlavo prima, no? Al fatto che bisogna, attraverso una lettura del passato di questo tipo, bisogna acquisire consapevolezza rispetto a delle forme di esclusione molto più recenti, a delle forme di esclusione che sono in corso e che sono altrettanto pericolose. Quindi questo documento, Fax da Sarajevo, vi faccio vedere la copertina. Questo documento, Fax da Sarajevo, appunto racconta Sarajevo attraverso la testimonianza di un amico dell'autore, Kubert, che da Sarajevo comunica solo tramite fax. E l'ho scelto, oltre per la pertinenza chiaramente rispetto al discorso che facciamo noi oggi, oltre che per le parole che ritengo significative scritte proprio dall'autore, anche perché rimanda anche al discorso della testimonianza. Cioè, non il discorso della memoria culturale in realtà deve essere sviscerato. E in questo troviamo tutte quelle piccole cose che concorrono a fondare la memoria collettiva. Un testo che appunto comprende un epilogo, in questo caso come nel caso di Anne Frank, che è costituito da una parte verbale e anche da un archivio fotografico come omaggio alle migliaia di abitanti di Sarajevo che hanno perso la vita in questo conflitto che in realtà è più di senso. È un testo dove dalla lettura emerge, così come scrive l'autore, che il fumetto può essere definito come il miglior modo possibile per raccontare una storia. Essendo stato testimone attraverso fax di questa incredibile storia, mi sono sforzato di narrarla nel miglior modo possibile. Benché i fumetti siano stati a lungo considerati negli USA come un medium per bambini, ho scelto questa forma per raccontare la storia di Erwin. È un impegno che ho preso mentre lui e la sua famiglia erano intrappolati nell'inferno di Sarajevo. Una volta che fossero stati fuori, al sicuro, questo è quello che avrei fatto: portare a termine il progetto. Questa storia è vera. I personaggi sono reali. Mi sono preso alcune libertà con i dialoghi, la sceneggiatura, l'organizzazione delle sequenze temporali per intensificare, ma in alcuni casi ridurre, gli aspetti narrativi del libro. Tuttavia, nell'essenziale, il racconto aderisce ai fatti. Alcuni nomi sono finti, la maggior parte veri.
Se dopo averla letta avrete l'impressione che questa storia sia il parto di un'immaginazione delirante, che è troppo incredibile per essere vera, comprenderò perfettamente la vostra reazione. Leggendo e rileggendo i fax di Erwin, ce ne sono centinaia, ho avuto la stessa sensazione. Eppure questa storia è vera. Grazie.